L'amor che me vien chiere, ovalogo raviene. Buongiorno a tutto, grazie ad amici, parenti, conoscenti, cultori della materia, che siete venuti qui alla mattina in un orario non facile per ascoltare Marco Grando che ci racconterà il suo ultimo nuovo libro, L'imperatore nel suo labirinto, Usi, abusi e riusi del mito di Federico di Sveglia. È organizzata questa presentazione dell'Italia medievale e insieme a Archeo Bunker e al Museo Archeologico di Milano, dove si tiene una bellissima location che ospita questo speciale libro, un libro speciale per tanti punti di vista. In primis perché è più di una riedizione del testo che Marco Grando pubblicò 10 anni or sono, con il titolo Lo strano caso di Federico di Sveglia. Anche in questo caso il titolo è una citazione letteraria, perché come allora lo chiamava Jekyll e Hyde, sempre questa bipolarità nel rapporto tra chi guarda l'imperatore con favore e chi lo guarda con sfavore, quando addirittura non con odio. In questo caso l'imperatore nel suo labirinto si cita il generale nel suo labirinto di García Márquez. Anche lì è una citazione che riflette Simón Bolívar, il liberatore delle Americhe dal dominio coloniale spagnolo, che da un orizzonte di gloria nell'immaginario collettivo in realtà conclude la sua esistenza reale dimenticato dai più, o se non proprio osteggiato rispetto al suo sogno di un Sud America unito. Voi sapete come è andata a finire, perché basta guardare la mappa del Sud America. Quindi anche Federico II ha coltivato una dimensione imperiale di unità sotto il proprio dominio, ovviamente, che sul finire della vita, quando aveva sfiorato forse il trionfo nei momenti di gloria e successi militari rispetto ai comuni e al papato, è venuta meno per tutta una serie di circostanze che Marco ci racconterà. Ma al di là della parabola storica di Marco, quello importante è il suo approccio in questi 10 anni in cui si è evoluta la concezione di medievalismo, ovvero l'uso, l'abuso e il riuso della storia e dei suoi personaggi, e poi l'evoluzione e l'involuzione della propaganda politica. Quindi una propaganda sempre più a colpi di tweet, di Instagram, di post, in cui è chiaro che più che un discorso ragionato, l'immagine, l'icona, il meme, la figura ha la sua importanza, e quindi, se vogliamo, anche un'icona come Federico II potrebbe tornare in auge come lo è stata. Da questo punto di vista il mito di Federico di Sveglia vive proprio una particolarità che forse nessun altro, tu nel libro parli di una unicità, se vogliamo, perché neanche grandi personaggi come Lorenzo il Magnifico rispetto alla Toscana, o forse Napoleone, che ci si avvicina rispetto alla Francia, godono di questa popolarità come Federico II in Puglia. Per usare un termine che si usa adesso, Federico II è stato divisivo fin da nascita, perché se lo sono conteso quando era appena nato per diventare tutori e reggenti. Poi è stato divisivo nella maturità, che ha diviso imperiali e antiimperiali, guelfi, ghibellini. Ha diviso la storiografia, perché c'è chi lo ha esaltato, come Kantorowicz, nella sua monumentale biografia di Federico II all'inizio del Novecento, e chi lo ha ridimensionato negli ultimi decenni, come Davide Abulafia, un altro storico del Mediterraneo, però riportato a una cornice molto più ridimensionata. Questo libro l'ho presentato la prima volta, la seconda volta l'ho presentato quasi un mese fa a Prato, dove c'è il castello voluto da Federico II di Sveglia più a nord d'Italia, e durante una settimana Federiciano ha organizzato
quella città, peraltro una bella città dove c'è questo castello ancora in ottime condizioni. Il non a caso l'organizzatrice di tutto ciò è la presidente del Rotary, che è Foggiano, e questo già ci porta, come dire, a un discorso che potremmo affrontare parlando di questo libro. Poi, visto che non siamo in tanti, possiamo fare anche una chiacchierata, però mi spiego un po' l'origine di questo, che cos'è questo libro. Non è una biografia di Federico II di Svevia, perché non ce n'era bisogno, insomma, nel senso che ne hanno scritte parecchie, da grandissimi professori universitari a fan di vario genere, da quelli più legati alla realtà storica, a quelli legati ad aspetti esoterici, diciamo quasi carnevaleschi, legati alla, che sono nati intorno alla figura di questo imperatore medievale. È un libro di storia contemporanea, diciamo, che prende come pretesto un imperatore medievale di cui io racconto la biografia, perché ovviamente non voglio costringere la gente a comprarsi un altro libro se proprio non vuole. Però è un libro che racconta come un mito medievale, in questo caso quello di Federico II di Svevia, è stato, come dire, è nato, è stato rielaborato, è scomparso, è riapparso fino ai giorni nostri, contraddistinti da un uso, e spesso un abuso politico della storia. Basta vedere quello che ci sentiamo raccontare in Italia, non solo intorno a presunti, veri o presunti fatti storici, insomma la Lega Nord, prima che sparisse il Nord, ha campato su una reinvenzione del Medioevo in chiave, come dire, usando proprio gli imperatori svevi come nemici, poi la metafora del nemico assoluto da combattere. Federico Barbarossa, nome Federico II, e Federico II sono stati spesso citati in comizi, no, ricordiamo Pontina, insomma, dove ci sarebbe stato un giuramento di alcuni comuni lombardi contro, per combattere Federico Barbarossa, ma anche a Possalta, dove c'è stata una famosa battaglia tra le truppe di Federico II di Svevia e quelle di altri comuni guelfi in quel momento. Anche lì Bossi a un certo punto fece un comizio molto importante in cui disse: come qui abbiamo sconfitto il Padilato, anche noi un giorno, eccetera, forse immaginando poi i risultati, ma comunque questo tipo di interpretazione della storia, proprio uso e consumo, non è un uso corretto della storia, ma nel momento in cui viene usato diventa un fatto storico. Cioè è interessante capire perché alcuni partiti politici, alcune fazioni politiche ancora nel XX secolo hanno bisogno di tirar fuori vecchie questioni attribuite al Medioevo, soprattutto perché nell'immaginario collettivo, grazie anche al cinema, alla letteratura, in uno dei periodi più, come dire, che generano più fantasie, insomma, di vario tipo. È un fatto che gli storici devono studiare, anche l'uso che si fa della storia, di fatti del passato, per giustificare esigenze, programmi politici, pregiudizi, razzismi, eccetera, del tutto attuali. In questo senso gli storici hanno fatto dei passi avanti solo recentemente. Prima sembrava che tutto ciò che era mito, tutto ciò che era reinvenzione del passato, al giorno d'oggi non fosse un argomento da storici, perché la storia è quella che gli storici studiano scientificamente, prendendo documenti, interpretandoli secondo dei periodi, eccetera, in modo più o meno diverso. Invece il medievalismo in particolare, cioè l'uso politico e mass mediologico, diciamo, del Medioevo al giorno d'oggi è diventato negli ultimi anni, da dopo, diciamo, che ho scritto il mio primo libro, un argomento di studio, tant'è vero che anche questa associazione ha ospitato alcuni anni fa Tommaso Di Carpegna e Falconieri, che dal nome si capisce che non è solo un professore di storia medievale, ma è proprio un nobile marchigiano con tradizioni ghibelline, che ha dedicato allo studio del modo in cui viene usato il Medioevo nella cultura contemporanea una sua, cioè è diventato, diciamo, il portabandiera in Italia, non solo di questo tipo di storia. Ho 7 anni in Puglia e ho scoperto che in Puglia
Puglia, cioè nella regione che oggi si chiama Puglia, con i confini amministrativi di oggi, appena già si supera il confine, non è più così, è considerato il re buono delle favole, un mito assoluto che non si può assolutamente dire che ha accecato suo migliore amico, che ha messo in galera il figlio, che ha fatto guerre sanguinarie e dove non l'ha fatta perché gli conveniva non farla, un po' come succede oggi in tanti conflitti. Perché la gente si offende, insomma, tutti in Puglia, dal bambino all'anziano, dal bracciante agricolo al professore universitario, ritengono che Federico II di Svevia sia un pilastro della pugliesità, che sia stato un precursore di tutto, non sto scherzando, dell'ecologismo, del pacifismo, della tolleranza, tutte categorie del pensiero che ovviamente nel Medioevo non esisteva, no? Se uno avesse detto Federico II sei intollerante, finiva decapitato come minimo, perché sarebbe stato un'offesa, un imperatore non si poteva permettere di essere tollerante, poteva permettere solo che uno gli dicesse hai ragione. E quindi, però ecco, in Puglia c'è questa dimensione. Io mi sono meravigliato perché venendo dal nord, quel poco che ricordavo, insomma, a scuola ci hanno insegnato la Lega Lombarda, Pontina, un po' quello che poi la Lega ha ripreso in chiave ancora estremistica, diciamo, però ci insegnavano che i nemici erano gli imperatori tedeschi e noi eravamo i buoni, tant'è vero che da bambina magari se non facevamo, giocavamo gli americani contro i tedeschi, giocavamo a quelli i cavalieri, l'uomo della Lega Lombarda contro i tedeschi, ancora una volta cattivi, rappresentati l'imperatore. Il sud Italia non è così, c'è l'università Federico II che ha fondato lui, però è così, c'è una ragione, comunque non c'è tutta questa, anche in Sicilia dove lui ha vissuto fino da giovane, insomma, dove si è fatto seppellire non a caso quando è morto, c'è una fondazione, c'è qualche hotel, così proprio, ma non ci sono le carrozzerie, gelaterie, le pizzerie, pompe e tutto. Cioè, in Puglia c'è persino una cosa di alcolisti anonimi che svela, insomma. Hanno la birra svela, le birre con i nomi di tutti i vari protagonisti che io ho presunti della biografia federiciana, ci sono, c'è il vino Puglia, Puglie, insomma ce n'è di tutti i colori. Basta andare fuori dalla Regno del Sud e addirittura Viterbo, che in linea d'aria da Foggia, che era una delle mete predilette, diciamo, a Federico II in Foggia, c'è Viterbo dove Federico II di Svevia è il nemico ancora assoluto, perché Santa Rosa, la santa di Viterbo, è diventata santa perché si oppose, sollevasse in modo che il popolo si sollevasse contro Federico II di Svevia, che avrebbe voluto mettere il tenere sotto controllo Viterbo anche in funzione antipapale. In Toscana c'è un rapporto abbastanza pacifico tuttora con la memoria Federico II di Svevia, ma non c'è un particolare legame. Già nel Medioevo i suoi comuni per lo più erano fedeli, insomma, all'impero, mentre nel nord Italia ovviamente tuttora sull'onda della retorica risorgimentale che identificò gli imperatori svevi il nemico assoluto, quindi identificati col tedesco, che facevano così sull'onda della didattica scolastica che dall'Ottocento ha continuato a insegnarci che la Lega Lombarda era una certa cosa, che gli imperatori svevi erano cattivi, sull'onda della retorica rivista, anche oggi il Barbarossa, soprattutto, ma anche suo nipote, vengono percepiti come il nemico, non un alleato, sebbene nel Medioevo molti comuni della pianura padana fossero alleati fedelissimi degli imperatori in funzione soprattutto anche milanese, per esempio Pavia, Cremona, Lodi, Como, insomma sono stati comuni che quando fu Barbarossa circondò Milano e la sconfisse nel XII secolo, Milano fu distrutta da milanesi, da pavesi, con maschi lodigiani e cremonesi, non dalle truppe dell'imperatore. Però questa cosa qui è percepita pochissimo da chi ha un minimo di interesse per questo tema, tant'è vero che anni fa presentai l'altro libro a Cremona, si alzò un esponente della
filo meridionale, eccetera, perché secondo me stava dalla parte di Federico II, cosa che non mi sembra un'accusa poi così, però insomma, gli ricordai che il cortile del Palazzo Comunale di Cremona si chiama cortile Federico II proprio in memoria del fatto che erano strettissimi alleati. Lui ci rimase malissimo, tant'è vero che fu presentata una mozione per cambiare dopo 800 anni il nome del cortile, per fortuna non passò. Al contrario, in Puglia sono stato contestato proprio perché come un affossatore di Federico II di Svevia, del suo mito positivo, anche un nemico dei flussi turistici pugliesi, perché col mio precedente libro avrei indotto, non so ancora questo da dire, la mia intenzione era ridurre il numero di turisti che vanno in Puglia per Federico II, con contestazioni a Barletta, cioè l'epicentro della federalcomania pugliese. Mi fecero 10 domande, tipo quelle fatte a Berlusconi ai tempi di Noemi, sul giornale locale a cui pretendevano che io rispondessi, ovviamente domande inquisitorie, e ci fu una manifestazione con striscioli fuori dall'albergo dove ho presentato la cosa, e solo grazie a un accordo all'ultimo minuto accettarono di non contestarmi durante la conferenza, purché Raffaele Licinio non parlasse. Tant'è vero che Raffaele era il mio mandante, tant'è vero che Raffaele rimase in prima fila durante questa conferenza, peraltro affollatissima, funziona un po' come la storia solo nel libro adesso, se poi ne parli male finisce che viene un sacco di gente. E Raffaele aveva un sorriso che commentava da solo, non aveva bisogno di parlare per far capire cosa pensava, quindi la sua figura con un sorriso sorbione in prima fila mentre gli altri rognavano nell'ultima fila degli avversari, perché io stavo sostenendo le mie tesi, è un ricordo memorabile, fatto di tipo giornalistico barra storiografico. Nel resto del sud è meno amato, come mai nel nord c'è ancora questa inimicizia più o meno consolidata, e come mai nei paesi di lingua e cultura tedesca non se lo ricordano proprio. Ho aggiunto la parte sui paesi islamici perché una delle etichette che viene affibbiata a Federico è quella della crociata pacifica. Lui non voleva fare questa crociata, infatti lo scomunicavano a Rafica perché non partire, cioè ora parte, sto per partire, per non partire, allora no, scomunica, poi la ritiravo. A un certo punto partì, non aveva alcuna voglia, arrivò lì e siccome a sua volta il califfo che stava lì aveva un problema con i suoi fratelli, con gli altri musulmani montani, disse: senti, troviamo un accordo, non facciamo vedere che non facciamo la guerra in ognuno dei suoi grandi. Federico ce l'aveva nel nord Italia dove voleva sedare i comuni ribelli, quell'altro ce l'aveva con i suoi fratelli che minacciavano di fare la guerra in quella zona, quindi fecero una crociata pacifica perché conveniva, così come oggi vengono fatte delle guerre pacifiche, tra virgolette, perché basta vedere la Siria, dove i paesi occidentali hanno assunto un atteggiamento, tra virgolette, pacifico, tra poi finanziare in altro modo fazioni, eccetera. Insomma, nella storia succede che si facciano degli accordi diplomatici, la realpolitik, insomma, c'è sempre stata. Quindi questa crociata pacifica è stata pacifica perché conveniva in quel momento politicamente, ma Federico II di Svevia non amava per esempio i musulmani come tanti dicono, lui amava la cultura musulmana e anche la cultura di ebraiche, eccetera, perché era una tradizione della corte normanna avere questo tipo di interesse, quindi era anche un sovrano culto per l'epoca molto più di altri. Però quando si trattò di far fuori i musulmani ribelli della Sicilia rimasti dai tempi del dominio arabo, li fece fuori senza tanti complimenti, buttò intere famiglie di leader locali, bambini compresi, in mare chiusi nei sacchi, li deportò a Lucera, fece la pulizia etnica, cioè quando si trattava di menare le mani la cultura musulmana, anche i nazisti amavano la cultura classica, cioè non impedì loro di fare strade in Grecia e in Italia, insomma, per capirci. Insomma, era un uomo come tutti gli altri. E entra un po' anche nel merito dell'uso e dell'abuso del concetto di medioevo che viene fatto soprattutto a livello politico al giorno d'oggi, non solo in Italia.
soprattutto dall'apertura del muro in Berlino, molti paesi dell'est Europa hanno scavato nel Medioevo inventandosi radici identitarie per giustificare pregiudizi contemporanei, e questo è un fenomeno molto pericoloso. La guerra nei Balcani è stata giustificata, fra l'altro, dal fatto, Milosevic diceva, in Kosovo c'è stata una battaglia storica del mondo cristiano, dei serbi contro gli ottomani, lì ci sono le nostre radici identitarie, il motivo per cui devo massacrare i musulmani di 800-1000 anni dopo. E sappiamo che il nazismo, il fascismo hanno fatto ampio uso della storia antica e medievale per giustificare progetti assolutamente diversi da quelli di un Ottaviano o di un Barbarossa. Quindi questo è un libro anche sull'uso e l'abuso del Medioevo nella cultura di massa contemporanea. È anche un libro in cui chiedo, di suggerisco, insomma, offro gli spunti per ragionare sul fatto che occorre, come dire, reagire all'abuso politico della storia fatto da alcuni partiti, da alcuni movimenti, perché questo ci può portare soltanto, come minimo, alla creazione di steccati, all'uso delle differenze come mazze da baseball invece che come arricchimento per la società, e ci può portare anche molto di peggio, a quello di cui si sta parlando anche in Italia in questi tempi, in cui si nega fascismo sia stato quello che è stato, in cui si negano tante altre cose. Tant'è vero che sta avendo molto successo in questi giorni un appello fatto da una serie di storici e intellettuali perché la società reagisca si insegni di più la storia, e perché la società italiana reagisca alle prepotenze che vengono commesse in nome di storie inventate a tavolino, insomma, di identità che non esistono, di superiorità morali, razziali e culturali che non ci sono. E quindi diciamo che qui entriamo pienamente nella storia dei nostri giorni, nella cronaca. Quindi io spero, con questo libro, che, come dicevo, rispetto a quello precedente, è rinnovato, diciamo, al 60%, contiene anche una parte iconografica, è più ricco da vari punti di vista, possa dare un contributo per ragionare non tanto su Federico II di Svevia, ma sul modo in cui, prendendo ad esempio Federico II di Svevia, il nostro passato viene dimenticato, falsificato e usato malamente anche per scopi che possono produrre effetti molto negativi. E niente, insomma, per cui qui sono alla seconda presentazione, appena uscito, abbiamo una serie in giro per l'Italia, e spero di divertirmi molto e non annoiare anche il pubblico che mi ascolta. Grazie. L'amor che me vien chiere, ora viene, l'amor che